sono, ci sono. Buongiorno, 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 perché oggi ho due tecnici davanti a me, simpaticissimi, con le mascherine, perché sono preoccupati, perché io già in prima mattinata voglio fare i collegamenti in diretta. Allora, a proposito di buongiorno, abbiamo finito la fase della produzione, cioè inteso delle aziende che sponsorizzeranno SOS Calabria. Andrà tutto bene? Questo, da quello che si sta presentando, da quelle che sono le partite IVA, da quello che sono le persone legate a questo mondo, che è precisamente quello del Covid-19, noi l'abbiamo cambiato, perché doveva nascere Raggio di Sole, invece c'è SOS Calabria. Allora, amici che ci state guardando, quanti sono gli amici che ci stanno guardando in questo momento? 200? No, ma dobbiamo svegliarli questa mattina. Dovete, perché guardate, dopo quello che abbiamo detto ieri del dottor Gatteri, dopo la presentazione fatta della stampa di Torino, dopo la schifezza e la vergogna che ci sono, noi dobbiamo creare una sorta di rivoluzione e scendere di nuovo in piazza. Al di là di questo, per quanto riguarda il progetto SOS Calabria, partirà il 22 giugno da Calabria TV, canale 15, alle ore 14.30. E siamo nella fase post-produzione, cioè significa che stiamo andando a trovare le aziende per registrare gli spot, i relazionali, le interviste, tutto quello che c'è nel contesto della trasmissione. Scusa, quanti sono? 300? No, 350, non va bene. Dobbiamo ancora chiedere ai telespettatori, a coloro che ci seguono attraverso la pagina pubblica, di seguirci, perché è importante. A parte, ci collegheremo anche oggi alle 14 e vi diremo cose straordinarie in merito a quello che sta accadendo. Dopo il fango che si è buttato ieri da Giletti in merito alla magistratura, e qui bisogna capire cosa bisogna fare, chiediamo anche all'opposizione di calabrese di dimettersi, perché se non si fa una buona opposizione c'è un problema. Ma al di là di questo, parliamo della trasmissione, poi parleremo dei problemi, parleremo della crisi delle partite IVA. Cosa mi hanno detto? Mi hanno detto: guarda Lino, che in questo momento siamo al 30%, al 40% del nostro fatturato. Se continua così sarà un dramma, e quindi noi racconteremo in giro per la Calabria quello che accadrà in merito alle spiagge, lì di villaggi, tutto quello che accadrà. Allora, qual è il mio appello che sto facendo oggi? Voglio sapere da parte vostra, a chi ci segue, cosa noi possiamo fare, cosa dobbiamo registrare, quali sono i nostri interventi, quali sono le vostre preoccupazioni. Quindi questo è il messaggio. Diteci cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo registrare, quali sono le preoccupazioni maggiori degli italiani e dei calabresi, quali sono i primi interventi che deve fare SOS Calabria. Ma al di là di questo, dopo questo filmato noi presenteremo lo spot della trasmissione, quindi dopo la diretta che state vedendo presenteremo lo spot, avrete modo di valutarlo, anche perché quello che sta andando in onda su Calabria TV e sui social e su quello che noi come sempre dove siamo collegati. Grazie, io sono al lavoro, stiamo andando nella provincia di Reggio Calabria, dopo ci aggiorneremo intorno alle 13.30-14. Grazie, a dopo!